acchiappa l'idea! Oggi faremo insieme un pavimento di polistirene. Benvenuti amici ed amiche, oggi vediamo insieme come costruire il pavimento per la nostra piazza del mercato. I video tutorial per costruire i modellini dei banchetti, della fontana e del carretto li ho già realizzati e ve li lascio dentro alla playlist Presepi qua sopra linkata. Comunque sono sul mio canale. Detto ciò, mi mancava però uno spazio dove puoi posizionare questi banchetti e ho pensato di realizzare una piazza del mercato. Quindi il materiale principale per fare tutto ciò è il polistirene. Il polistirene è simile al polistirolo, ma semplicemente non ha i pallini e quindi nella lavorazione rimane molto più uniforme e non si disfa. Si lavora molto molto bene ed è perfetto per fare questo tipo di lavorazione. In più costa molto molto poco. Questo qui è spesso 3 mm, non è vero, 3 cm. E si compra anche nei centri di edilizia, dalla Gomerlain, da Bricomen, e lo si usa in realtà generalmente per fare il cappotto alle case. Nel video vedrete che utilizzo una serie abbondante di passaggi per ottenere questo risultato. Secondo me sono tutti utili per ottenere un risultato verosimile. Alcuni sono un po' più facoltativi di altri, nel senso che magari non serve che li facciate proprio tutti. Io ho voluto sperimentare e vi faccio vedere un po' quelli che sono un po' tutti i passaggi che ho visto che le persone che fanno su internet e spiegano questo tipo di cose generalmente adottano e consigliano di fare. Comunque, prima di partire, velocissimamente la scheda progetto. Grado di difficoltà 3 su 5. Tempo necessario 3 su 5. Costo del progetto 1 su 5. Non ci resta che andare a vedere tutte le varie fasi per costruire questo oggetto. Noi ci vediamo alla fine del video. Ciao! Bene, questa è circa la disposizione che dovrebbero avere i banchetti nella nostra piazza del mercato. Qui adesso penso di disegnare una specie di rampa di salita e poi il carretto lo metteremo giù dal gradino. Qui verrà appunto la pavimentazione e dietro probabilmente delle pareti di case in modo da creare appunto un ambiente piazza. Adesso vado a disegnare con la matita i riferimenti per fare poi i tagli. Per questo progetto non vi lascerò qua sotto il PDF con le misure come avete negli altri, perché ho pensato di concentrarmi primariamente sulle tecniche di lavorazione e quindi vi farò vedere principalmente quelle. Adesso ho disegnato con la matita quella che sarà la sagoma che dovrò andare successivamente a tagliare. Disegno già anche quelli che saranno poi i mattoni. Per tagliare con il cutter utilizzo questo pannello di legno giusto per andare dritto e fare un taglio in squadro. Ed ecco fatto. Poi vado sempre con il cutter a sagomare il pannello stesso, tagliando le parti in eccedenza. Utilizzando il cutter e tagliando in maniera diagonale, vado a creare la rampa di salita che servirà per giungere al mercato. Se il cutter non è abbastanza affilato, dovete sostituire la lama. Sembra strano, però il polistirene usura abbastanza le lame dei cutter e per ogni progetto ce ne vuole circa un paio. Una volta che la lama è molto affilata si lavora veramente molto molto bene, quando invece inizia a essere un pochino smussata è tempo di sostituirla, comunque ve ne accorgete. Sto quindi procedendo intagliando tutti i vari sassi che costituiranno quella specie di terrazzamento che ci sarà davanti alla piazza del mercato. Intaglio e vado anche a aggiungere dei sassi in modo da rendere il muretto un pochino più tridimensionale e un pochino più verosimile, quindi in alcuni punti aggiungo dei sassi ottenuti sempre con il polistirene e per farlo prendo dei parallelepipedi e gli smusso un attimo gli angoli in modo da renderli un pochino più irregolari e poi li compongo come vedete. Bene, dopo aver intagliato i mattoni nella parte davanti, quelli che servono per fare il terrazzamento, adesso vado ad incidere qua il piano dove ci deve essere poi la pavimentazione vera e propria
e lo faccio utilizzando il mio IC di polistirolo e poi sempre vado a rifinire con la lama del cutter o del bisturi. In alternativa a questo strumento qui si può utilizzare anche, e molti utilizzano, uno stagnatore, che è uno strumento che serve appunto per fare le stagnature nei fili elettrici, ma ce ne sono alcuni modelli che hanno anche la temperatura regolabile, non costano tanto, meno di 20 euro, e sono molto validi per fare questo lavoro, perché appunto potendola regolare la temperatura lo si mette abbastanza freddo e funziona molto bene. Vado quindi a disegnare dei sassi che abbiano una forma un po' irregolare, alcuni più grandi e alcuni più piccoli, in modo da comporre tutta la nostra pavimentazione. Non preoccupatevi se vengono delle fughe anche larghe 2 o 3 mm, perché in un passaggio successivo le andremo poi parzialmente a riempire e quindi, se sono troppo sottili, dopo non renderà bene l'effetto. Le faccio anche sulla rampa di salita per giungere al mercato. Questo passaggio è importante dopo che si è passato con il scioglio polistirolo. Regia, un po' più in basso. Ecco, andiamo giù un altro po', per favore. Perfetto, ora potete vedere bene. L'IC di polistirolo è uno strumento molto pratico, però lascia un po' di residui di fusione nel punto in cui dopo lui è passato e dobbiamo andare a toglierli per rendere il sasso il più naturale possibile e quindi li eliminiamo con la lama del bisturi. Con questo passaggio, che è un pochino lungo, però si vanno a ripassare quasi tutte le fughe in modo da rendere i sassi tutti belli sassosi, che è sempre il termine che mi piace molto utilizzare, e quindi lo si passa tutto, vedete. Ecco qui, vedete proprio da vicino come si vanno a togliere un po' tutte le parti facendo dei tagli leggermente diagonali in modo da pulire le bavette del polistirene sciolto. Adesso alcuni sassi li andiamo un attimo ad abbassare utilizzando sempre la lama da taglia polistirolo, la lama da bisturi, e andiamo a creare delle irregolarità in modo da non far sembrare un piano ma una pavimentazione. Un altro strumento che si può usare a questo è questo mini rimmer con della carta vetrata, e anche questo qui ci serve per rendere i sassi tutti un pochino irregolari e diversi l'uno dall'altro. Se non avete questo strumento e avete un po' di pazienza, potete usare anche una lima oppure della carta vetrata arrotolata su un bastoncino, per esempio. Comunque vado a smussare un po' tutti i nostri sassi e vado a renderli più irregolari e un po' uno diverso dall'altro, come appunto fossero dei sassi veri. Un altro metodo molto utilizzato è quello di usare dei sassi, questo qui è tufo, e che è già tutto bello irregolare e quindi aiuta a imprimere una texture che sia simile a quella del tufo stesso. Quindi vedete come basta premerlo leggermente sui sassi e cambia già molto l'aspetto. E quindi adesso vado a ripassare tutto il nostro polistirene con il sasso di tufo per dargli questo aspetto così irregolare. Adesso vado a ripassare con il sasso di tufo anche questi sassi qua, che ho fatto per rendere più irregolare il muretto e muoverlo un po', in modo che sembri sempre il più naturale possibile. Quando siamo soddisfatti possiamo usare della colla a caldo per incollare questi pezzi, però cerchiamo di tenerla a una temperatura intermedia in modo che non sia troppo calda la colla. Ecco, il risultato che bisogna ottenere è circa questo. Quando siamo soddisfatti anche dei sassi che abbiamo messo sul davanti, possiamo provare a mettere le bancarelle, come ho già provato, vedete qui, e quando siamo soddisfatti della forma che ha il nostro pezzo, possiamo passare al passaggio successivo. Per creare questa mistura utilizzo polvere di tufo, della malta cementizia qualunque, questa direi che è grigia, e del gesso scagliola.
metto anche un bel po' di vinavil e una puntina di nero che mi aiuta a dare un colore grigio di base a tutta la nostra mistura. Vado quindi a impastarla. Non preoccupatevi se il grigio è un po' scuro, una volta che poi si sarà asciugato diventerà decisamente più chiaro. Vado quindi a spalmarla, deve avere circa la consistenza dello yogurt, anche forse leggermente più morbido. Si andrà a infilare prevalentemente nelle fughe, ma noi dobbiamo cercare di non riempirle troppo, perché le riempiremo anche in un passaggio successivo. E andiamo a spalmare tutti i nostri sassi, proprio tutte le superfici, cercando di coprire uniformemente il polistirene. E adesso vediamo un rapido timelapse dell'asciugatura. Vedete come il colore tende veramente a diventare più chiaro. Questo, secondo me, è per responsabilità soprattutto del gesso. E questo è l'aspetto una volta che è asciugato. È già molto bello, però ha un aspetto un po' cementizio. Quindi dobbiamo andare a differenziare i sassi l'uno dall'altro. Come? In questo caso sto usando a pennello bagnato una tinta molto liquida. Questo è acquerello, grigio direi. E sembra che scurisca molto i mattoni, però anche questi, una volta che si saranno asciugati, diventeranno poi più chiari. Poi ora passo a pennello asciutto altri mattoni con un acrilico questa volta. Potete usare anche le tempere, però io vi consiglio gli acrilici perché rendono molto bene e sono molto tingenti. E passo anche altri sassi, questa volta con un colore più grigio, sempre a pennello asciutto, quindi dando poco colore. Altri li passo più scuri e poi altri li passo con delle tinte leggermente verdognole. Passo anche quelli che sono poi i sassi del davanti, non solo quelli della pavimentazione. E a pennello asciutto do anche delle tinte un pochino più rossastre ad alcuni sassi, in modo che appunto siano tutti uno diverso dall'altro praticamente. Come fossero una specie di mosaico. Una volta che ho fatto i sassi scuri, posso farne anche qualcuno di più chiaro, utilizzando un colore proprio beige, molto molto chiaro e tenue, che ricordano molto comunque il colore di un sasso. Per ultimo, passo a pennello asciuttissimo del colore molto molto chiaro su alcuni sassi, in modo da colorare solo le emergenze, ma giusto una spennellata. Per riempire le fughe provo a sperimentare tre materiali. Il primo è un fugante, che è un po' la base di tutto, quello che si usa anche per le piastrelle. Poi della polvere di tufo e sempre della malta cementizia, del cemento grigio. Il fugante lo si riesce a distribuire abbastanza bene utilizzando una siringa, perché è una polvere molto molto fine e quindi lo utilizzo per inserirlo direttamente in alcuni punti delle fughe. E poi, una volta che ne ho messo abbastanza, utilizzo un pennello per distribuirlo dentro alle fughe stesse e andare a togliere un pochino di eccesso. Probabilmente se ne mettevo un pochino meno era meglio, però vedete, così entra da solo nelle fughe e lo si spennella per togliere l'eccedenza. A questo punto, la grande magia, vedete, prendo lo spruzzino con l'acqua e vado a bagnare tutta la nostra superficie. I sassi si tingono subito di un colore più acceso, ma dopo torneranno chiari in realtà. E vado quindi a bagnare tutto il fugante che da solo entra nelle fughe e con un panno asciutto, uno Scottex, vado a togliere l'eccesso dell'acqua, ma soprattutto la polvere che si era depositata un pochino sui sassi. Adesso, finché tutto è ancora abbastanza umido, vado ad aggiungere un pochino di cemento, di malta cementizia, sopra al fugante in alcuni punti e poi aggiungerò anche un pochino di polvere di tufo per vedere l'effetto che poi si ottiene con questi due materiali. Con il cemento l'effetto mi soddisfa abbastanza perché si lega, mentre invece la polvere di tufo rimane granulosa e non dà un bel effetto, soprattutto una volta che viene bagnata, vedete, mi si disfa e quindi non sono molto soddisfatto. Per questo passaggio vi consiglio di escluderla. Comunque, con il fugante e con la malta cementizia il lavoro viene piuttosto bene. Adesso vado a compiere questa operazione anche sui sassi del davanti. Con la siringa vado a mettere il fugante, lo spennello un attimo con un pennello asciutto
e poi vado a inumidire il tutto con uno spruzzino e con lo Scottex tolgo l'eccedenza dell'acqua. Questa è semplice terra che ho raccolto, lasciata asciugare, l'andrò a incollare in alcune delle fughe, sempre per rendere il tutto il più naturale possibile. Quindi metto un pochino di Vinavil e lo distribuisco con un pennellino, cercando di non sporcare molto i sassi, ma di lasciarlo prevalentemente dentro alle fughe. E poi vado semplicemente a metterci sopra un pochino di questa terra e lascerò asciugare il tutto. Una volta che asciugato, possiamo scrollare via la polvere in eccesso, che possiamo riutilizzare poi anche in un prossimo progetto, e dare una veloce spazzolata per ottenere il nostro oggetto bello finito. Ultimissimo passaggio, prendiamo un pochino di licheni, giallognoli o verdastri, e li andiamo a incollare in alcune fughe, in alcuni spazi fra i sassi. Vi consiglio di non esagerare. Se non avete licheni va bene anche il muschio, mettere dei ciuffettini d'erba, così in qua e in là. Però appunto, non esagerate, che quello che deve risaltare secondo me in questo progetto sono i sassi. Non resta quindi che comporre la nostra piazza del mercato con i banchetti che vi ricordo potete trovare nei tutorial che ho già realizzato e sono caricati tutti nella mia playlist Presepi. Ed ecco il risultato finito. Cosa ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Questo qui quindi è il mio progetto finito. In realtà non è finito del tutto, mancano le pareti qua dietro e poi forse anche le luminarie. Beh, ho pensato che questi le inserirò successivamente e magari ci faccio un video dedicato. Quindi, se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale e attivate le campanelle. In più, se vi va, seguitemi anche su Facebook e su Instagram, sempre nel canale Acchiappa l'idea. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!